Scusate l'anticipo dell'intervento, ma sapete, in questi giorni siamo tutti presi per le iniziative che riguardano la memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata e non, e quindi oggi tra un paio d'ore saremo con tutti i familiari delle vittime della Campania a Pompei per un momento così di meditazione, di riflessione. Poi dopodomani, giornata, primo giorno di primavera, 21 marzo, giornata della memoria, ci sarà il percorso Pompei Scafati, dove verranno letti i nomi di tutte le vittime d'Italia, ma in particolar modo quelle della Campania. E quindi mi devo anticipare questo intervento per poter raggiungere il coordinamento dei familiari delle vittime. Ci sono narrazioni che non hanno la presunzione di farci capire la complessità dei fenomeni, però hanno un po' la pretesa di aiutarci a capire qual è un punto di partenza per alcuni ragionamenti. E spesso in ambito pedagogico, che è l'ambito nel quale mi ritrovo anche per motivi a volte professionali, mi rendo conto che alcune narrazioni servono perché aiutino il metodo o l'eventuale epistemologia dell'educazione a porsi domande serie e quindi vere, e perciò dare risposte adeguate, perché a volte, come dire, non sempre le risposte sono adeguate alle domande, non sempre le risposte sono in coerenza con i quesiti di fondo. Vedete, a me fa sempre specie che ogni volta che succede qualcosa di brutto nelle nostre regioni, in modo anche particolare nella Campania, deve venire il Ministro degli Interni a ricordarci che c'è bisogno della scuola. Qualcosa non funziona, insomma. Il Ministro degli Interni fa un altro mestiere, no? E certamente non ha deleghe, perché il Ministro dell'Educazione o della Scuola o della Ricerca era impegnato altrove. Quindi voglio dire, abbiamo necessità, e la mia polemica ovviamente non è col Ministro, ma è con il tavolo in quanto tale, perché noi abbiamo bisogno di tavoli dove ciascuno viene a portare il suo contributo, e quando chiaramente la politica a scendere in campo con il suo contributo viene a dirci che cosa fa, con quali soldi li fa e con chi vuole fare certe cose. Questo è amministrare i fenomeni. Poi ci saranno gli altri a dare le linee guida per questi fenomeni, e nella lettura e eventualmente nelle proposte da farsi in ambito giuridico, ma anche in ambito educativo. Allora dicevo, ci sono delle narrazioni che ci aiutano a dire ma il problema qual è, da dove viene il problema, che cosa sta accadendo. E mi permetto di segnalare due piccoli fatti. Qualche anno fa, proprio durante una carovana antimafia che facevamo nelle carceri, mi ha molto impressionato questa esperienza. Un giovane, dopo tre giorni di animazione in carcere, mi dice a me e ai miei compagni di viaggio di quella animazione, mi dice: vogliamo fare un patto. Lui stava in un carcere del nord, ma era della periferia di Napoli, e mi dice: facciamo un patto, se avessimo nascere una nata voto, contrammoci prima, così è meglio, può darsi che io non vengo qua e tu non devi venirmi a trovare in carcere. Come figlio di Don Bosco, io sono salesiano, pensavo che Don Bosco avesse già risolto il problema, non immaginavo che un detenuto fosse così in grado di spiegare che cosa stava capitando dinanzi a quell'esperienza. È un primo dato, noi siamo sempre col convincimento, un paese civile, e lo dico senza ironia, come l'Italia, ma civile soprattutto perché ha una carta costituzionale, un paese civile in forza della carta costituzionale sa bene che bisogna incontrarsi prima che sia troppo tardi, ma addirittura si permette di pensare, come segno di fiducia nell'uomo, non in un'ipotesi metafisica, che non è mai troppo tardi. Quindi già questo credo che è una sana consolazione per tutte quelle alleanze che forse sono in questa sala, tra i saperi, tra le prassi, tra gli osservatori e tutto ciò che ci rappresenta, nel dire: è vero, dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi, dobbiamo intervenire sempre perché forse non è mai troppo tardi. La seconda cosa che vorrei sottolineare alla nostra attenzione come dato narrativo è che il procuratore in questo
può dare atto di questa cosa che sto per dire, spesso mi soffermo con i ragazzi di Nisida non a fare gli interrogatori, perché non mi permetterei, non è il mio mestiere, non ho l'autorità di farlo, però mi permetto di, nelle parole che ci si scambia, di capire da dove vengono, che è successo nella loro vita, non come reato, perché anche qui non mi permetto mai di chiedere, che è successo insomma in genere. Ebbene, vi assicuro, senza scomodare troppo i dati statistici, che la stragrande maggioranza dei ragazzi, mi posso pure permettere forse di dire che 8 ragazzi su 10, qualche volta che ho imparato a contare fino a 10, 8 ragazzi su 10 mi dicono che Nisida è la prima stazione educativa che hanno incontrato sulla loro strada. Cioè vuol dire che dall'utero al giorno in cui sono andati in galera, tutto ciò che hanno attraversato o che gli attraversano addosso non ha avuto una funzione educativa. O addirittura non hanno incontrato, non hanno incontrato la scuola, non hanno incontrato i genitori, non hanno incontrato le associazioni, le chiese, la parrocchia, quello che volete, non l'hanno incontrato. Allora è chiaro che anche qui non possiamo, come dire, ragionare in astratto. E lo so che non lo stiamo facendo, ci mancherebbe altro, non lo dico spocchiosamente a nessuno qui dentro. Però immagino che, come già abbiamo capito, o più o meno capito, che quei ragazzi che hanno tentato di rubare la pistola al povero agente, al povero vigilante, che oggi avrebbe compiuto 51 anni, forse quei ragazzi avrebbero dovuto incontrare, non sappiamo se dall'utero, dove più o meno iniziò questo concepimento, alla sera in cui hanno detto rompiamo la testa, veramente hanno rotto il cazzo al paese facendo questo gesto, rompiamo la testa a questo signore, chissà che cosa non è accaduto nella loro vita, con la scuola, con le associazioni, con la famiglia e quant'altro. Allora io mi avvio alla conclusione, vorrei inviare a quel ragazzo di San Giovanni, dottoressa, vorrei inviare a quel ragazzo di San Giovanni un racconto. Racconto perché San Giovanni è dentro il mio DNA, lo sperone è lì, è proprio quasi alla fine di San Giovanni, dopo il deposito degli autobus, e i poveri abitanti di San Giovanni portano una nomea strana, si chiamano i bocca aperti San Giovanni, pensando quasi che hanno la bocca aperta perché bla bla parlano, non è vero, ci sono 4 medaglioni all'ingresso di San Giovanni che sono delle forme mitologiche che hanno le bocche aperte, quindi i bocca aperti, che erano quelle cose, sono diventati un attributo quasi come caratteriale dei poveri, dico poveri tra virgolette quando il giudizio è negativo, degli abitanti di San Giovanni. Il racconto è questo, e guarda caso non avevo pensato di farlo, se non dopo la sollecitazione che è venuta dal procuratore. E qual è il racconto? Che diversi anni fa, proprio a San Giovanni, io chiesi ad un signore, beh, a San Giovanni sono successe sempre tante cose belle, era un quartiere operaio, mi voglio strappare un sorriso, una sera sono andato con Giancarlo Caselli, quando era procuratore di Palermo, e nella WISP, dove stanno i vecchietti della CGIL, raccontammo alcune cose sulla legalità. Solo che si invertirono i ruoli. Giancarlo Caselli parlò del figliol prodigo e io parlai del diritto alla felicità dentro la Costituzione. Don Antonio, un vecchio, uno che assomigliava a Edoardo De Filippo, già scavato, confondendo i ruoli, confuso, pensò che Giancarlo fosse il prete, Don Tonino, e Don Tonino fosse Giancarlo il magistrato. Per cui nell'abbracciarci a Giancarlo gli disse: padre, ma ti ha fatto arrecare, non ha già mai sentito una predica così bella. E a me disse: giudice, mi raccomando, chiamate Mazzara Cicata. Quindi quando attraverso San Giovanni, spessissimo perché abito a Portici, potete immaginare, come sempre a mente Don Antonio, che a Caselli gli fa i complimenti per la predica e a me per la forza di mettere in galera i bastardi. No, che cosa invece voglio dire di San Giovanni? Racconto questa cosa perché tanti anni fa chiesi ad un signore perché a San Giovanni c'era stato questo fenomeno, a volte un fenomeno che viene raccontato anche semplicisticamente, ma che ha la sua verità. San Giovanni non ci sono più le fabbriche.
Non c'era più il Partito Comunista, non è una, come dire, non è una propaganda confessionale di una fede politica, cioè non c'era più il partito che presidiava il territorio, non c'erano più le fabbriche, qualche parrocchia era venuta meno, quindi per cui è un po' cambiato. Poi col terremoto tante altre cose. Così spesso dicono gli abitanti di San Giovanni per dire perché è cambiato il volto di San Giovanni. Ma io chiesi ad un signore in modo particolare e la risposta è al ragazzo di San Giovanni e a noi evidentemente, però bisogna pure dire al ragazzo di San Giovanni la risposta, bisogna pure dirla al ragazzo di Nisida che c'è una prospettiva di risposta, tenendosi mano nella mano con la prospettiva di un aiuto, ma anche chiamando i problemi per nome per evitare che siano tutte addaia così, no? E che ci stia strano. Ebbene, quel ragazzo deve dire che quel signore mi rispose che le cose erano cambiate a San Giovanni perché forse era successa una cosa. Qual è, che cosa è successo? Che metà palazzo era criminale, metà palazzo era fatto di gente straordinariamente pulita e buona. E che cosa era successo in quel metà palazzo? Era un fatto cromosomico? Era un fatto genetico? O era pure qualcos'altro? Forse quello cromosomo genetico, non tanto. Ma era successo una cosa. Diceva quel signore della parte buona del palazzo, vedi, a me è andata bene nella vita, cioè non sono diventato delinquente, criminale, perché tre cose hanno funzionato. La prima cosa, ho imparato un mestiere, che non significa andare a scuola, solamente, stavo a sentire la vostra avversità, solamente, questa carta si dice quando, non significa andare a scuola solamente, significa imparare un mestiere, se poi passa per la scuola tanto di guadagnato. Pare che in questi giorni la regione Campania, lo dico con simpatia verso questo istituto, la regione Campania ha riavviato la formazione professionale. Proprio mentre venivo mi diceva il direttore dei Salesiani del Don Bosco di Napoli, meno male Torino, stasera stiamo lavorando sui tre laboratori che apriremo per i ragazzi della Doganella. Meno male, meno male. Allora diceva questa signora, uno, ho imparato un mestiere. Seconda cosa, ho imparato ad avere qualche idea, che non significa andare a scuola solamente, perché se la scuola è quella del mercato non te le dà le idee, al limite dai mestieri o di altra cosa. Quindi voglio dire, ho imparato ad avere qualche idea. Se poi dalla scuola viene qualche idea, tanto di guadagnato. Quando dico idea, voglio dire alcuni saperi sicuramente, ma soprattutto quella capacità dialettica, culturale, di aprire una finestra e di interpretare la realtà. No? E a volte queste cose l'hanno fatta anche le persone che magari quando tremano la penna in mano arrossivano perché forse non la sapevano ben tenere, però sapevano aprire la finestra, interpretare la realtà e andare incontro alla realtà addirittura per trasformarla. Quindi avere qualche idea. La terza cosa è imparare a voler bene qualcuno, a farsi carico di qualcuno, a prendersi carico di qualcuno. Forse la famiglia potrebbe essere per esempio un luogo sociale eccezionale per questo. Mi scuserete, l'ho fatta un po' da sceneggiata, ma vi giuro che non era questa l'intenzione. Quella persona mi ha convinto perché a San Giovanni, Osperone, quel metà palazzo che è andato bene in forza del mestiere, delle idee e degli affetti, quella persona era mio padre. Quando me lo spiegò mi convinse che era possibile. Allora bisognerebbe tornare a San Giovanni. Bisogna tornare a San Giovanni chiaramente contrapponendosi al mito dell'avere, dell'apparire, del manichino che quando viene sparato sotto quel lenzuolo bianco, dalla testa, perché c'è la gelatina, fino alle scarpe firmato, si è fatto ammazzare e ammazzato per avere dalla testa ai piedi tutto firmato. Probabilmente dobbiamo ricostruire delle alleanze sociali forti, fortissime, per dare ai nostri territori, soprattutto ai nostri ragazzi, la possibilità di imparare un mestiere, di avere qualche idea e soprattutto di imparare dal punto di vista dell'affettività, dell'emotività, imparare ad amare qualcuno prendendosi cura di questo qualcuno. Non possiamo aspettare la pet therapy del carcere di Nisida. È un po' squallido pensare che c'è una società e uno Stato che dà alla mano del criminale la possibilità di diventare carezza andando in galera e trovare un cagnolino da accarezzare. Forse su questo stiamo un po' in ritardo, perciò dovremmo arrivarci prima, non perché è troppo tardi, ma perché è troppo ingiusto arrivarci dopo. Grazie.